C'è anche il gioco dell'oca energetico in cui il passo indietro consiste nelle cose da non fare per risparmiare energia, quindi impattare meno sull'ambiente. Non lasciare il frigo aperto, non esagerare con il condizionatore, per esempio. Così le buone pratiche diventano materiale di una battaglia green tra scuole e famiglie. Ecco energicamente progetto educativo promosso anche nelle Marche da Prometeo Extra in collaborazione con Legambiente. La presentazione, occasione di bilancio dell'azienda tosco-marchigiana, anticipa il tema fondamentale, il legame con il territorio accanto a colossi dell'energia. Il progetto coinvolgerà 900 tra alunni e insegnanti, divisi in 37 classi, per 15 scuole primarie e secondarie. Due momenti, uno strettamente formativo con percorsi e kit didattici e due concorsi con premi di sconto sulla bolletta alle famiglie e partecipazione all'Energy Festival. Per informazioni www.energicamenteonline.it. Più che una manifestazione, più che un evento sporadico, è un progetto, un vero e proprio progetto culturale di educazione alla cittadinanza che porta nelle scuole la diffusione delle buone pratiche, del risparmio energetico, appunto, della tutela dell'ambiente, del rispetto del territorio, del riciclo, e quindi in generale veicola valori che prescindono per certi versi e trascendono, diciamo, anche quella che è la mission principale della nostra società, che è una società che sta sul mercato. Per quello che riguarda questo progetto, energicamente come verrà sviluppato nel territorio regionale? Allora, il progetto energicamente è un progetto molto strutturato e articolato. Si sviluppa con tre lezioni in classe da due ore, che fanno i nostri operatori, educatori ambientali di Legambiente, e il progetto comprende un kit didattico, comprende anche due concorsi. Concorso Re-Energy, che è un questionario che noi consegniamo agli alunni alle prime lezioni, poi questo questionario deve essere compilato a casa con le famiglie, dove ci sono domande e informazioni sempre sulla produzione di energia rinnovabile e risparmio energetico. Questo questionario poi ci verrà riconsegnato nell'ultima lezione e verrà valutato anche da un notaio, verrà fatta una classifica e ci sarà una premiazione. Il secondo concorso è Green Pirates, un concorso online. Questi contenuti verranno messi dagli insegnanti su questa piattaforma, questa quindi potrà essere visionata da tutti, potrà essere votata da altre persone, e quindi allo stesso alla fine ci sarà una classifica e ci saranno delle premiazioni. Queste premiazioni verranno fatte nell'evento finale, che è il clou di questo progetto, che è la Festa dell'Energia, che quest'anno viene chiamato Energy Festival, che verrà fatta ad Ancona nel mese di maggio, è una data ancora da definire. Questo progetto in qualche modo va a cementare un rapporto Marche Toscana sull'asse Prometeo Extra. Che cosa si intravede, insomma, anche riferito al territorio per il futuro? Per noi è un rapporto ormai consolidato, ormai da qualche anno, come tutte le cose si costruiscono giorno per giorno, ma il rapporto è buono, sta dando buoni frutti sotto i diversi profili della qualità del servizio che viene fornito, della capacità di trarre anche profitto dall'attività e quindi di trarre risorse economiche che poi tornano sul territorio. Puntate ad allargarvi anche nelle Marche? Assolutamente sì, ci saranno obiettivi maggiori che coincideranno con le gare per la distribuzione del gas. Poco fa abbiamo anche acquisito Gas Marca, qui vicino di Civitanova Marche, Piceno Gas più oltre, e vogliamo ancora rafforzare il rapporto, diciamo, con la multiservizio.